Ciao, bentornati ad un nuovo appuntamento con lo shopping naturale del mese. In questa giornata nebbiosissima qui a Milano, veramente non si vede a 100 metri, da quanta nebbia c'è. E fa freddissimo, quindi in questa giornata abbastanza uggiosa vi faccio finalmente il video dello shopping naturale del mese. Io saluto come al solito i miei colleghi, Martina dell'Angolino Magico, Daniela Peonia Blu, Rossella di Logico Bio e Gian Giuseppe del canale Signor JJ. Saluto quindi i miei colleghi, gli mando un mega bacio, vi ricordo che se volete partecipare potete scriverci. E niente, partiamo subito perché insomma ho qualche acquisto un po' succosino, eh. Allora, partiamo da qualcosina di alimentare, poco a dir la verità. Prima di tutto vi sforno questi booster, ebbene sì, cioè ragazzi, anche di booster si può parlare in questi video. Questi sono di Bioalleva e sono venduti da Natura Sì. Questi sono di suino, ma la stessa marca li fa anche, se non sbaglio, di pollo e di tacchino. Non ne sono certa però. Sono un prodotto biologico, e sulla confezione c'è scritto Bioalleva da pascoli biologici, quindi teoricamente dovrebbero pascolare questi maiali, e sono veramente buonissimi. Cioè, per dirlo al mio fidanzato che un prodotto biologico è buono, veramente deve essere buono. Quindi ve li consiglio, appunto, li trovate in tutti, credo, in Natura Sì. E questa Bioalleva è una marca in provincia di Varese, se non sbaglio, sì. E niente, e ve li consiglio. Poi sono stata anche quest'anno, come tutti gli anni ormai, all'Artigiano in Fiera, che è una fiera che si svolge tutti gli anni, primi di dicembre, a Milano Rho. È veramente bellissima, io ve la consiglio sempre, ve la consiglierò sempre, perché ci sono stand da tutto il mondo e sono anche rappresentate tutte le regioni italiane. Io ormai dopo un po' di anni ho i miei appuntamenti, nel senso che ci sono degli stand fissi ai quali vado sempre ed è il secondo anno di fila che vado ad uno stand di una pasticceria Amalfitana che appunto avevo conosciuto quando ero stata in Costiera Amalfitana per un breve viaggio e mi ero innamorata assolutamente di questa pasticceria. Sicuramente chi è della zona la conosce e l'anno scorso avevo provato uno dei loro panettoni e mi era piaciuto tantissimo, cioè veramente spaziale. Cara, ovviamente, pasticceria cara, come tutte le cose buone si pagano, però veramente una volta nella vita dovete provare i panettoni di Salderiso, che è appunto questa pasticceria che si trova a Minori, in costiera. Quest'anno ho voluto provare il panettone smeraldo, cioè quello farcito con crema di pistacchio siciliano ed è veramente qualcosa di pazzesco, cioè credo sia il panettone più buono che abbia mangiato in vita mia. È una torta fondamentalmente, non è un panettone. Ecco, lui è il boss della baracca e veramente buonissimi. C'è la versione piccola che è questa da 500 grammi, c'è anche la versione più grande. Io a Milano non li trovo molto facilmente, c'è qualcuno online mi sembra che vende i loro prodotti, però a Milano non è facile da trovare. In fiera ho scoperto che insomma a quanto pare vengono tutti gli anni, quindi penso che appunto diventerà un mio appuntamento fisso e vi consiglio assolutamente i panettoni di questa pasticceria. Ovviamente ve li metto nel shopping naturale del mese perché gli ingredienti sono assolutamente ottimi, non hanno dentro conservanti veramente spettacolari, cioè ve li consiglio assolutamente. E tra l'altro,
È molto carino anche il fatto che ci sono tantissime varietà di panettone e ognuna ha un ingrediente magari particolare, tipico di una zona, cioè quello col cioccolato di Modica, questo appunto ai pistacchi siciliani, cioè vengono anche valorizzati degli ingredienti di specifici territori e assolutamente, cioè, materie prime di ottima qualità, perché il prodotto è buonissimo, quindi ve lo consiglio. Poi sono stata al Penny Market, perché ha aperto un Penny Market abbastanza vicino a me. Non c'ero mai stata, non ero mai entrata in un Penny Market, e quindi ho voluto andare a curiosare. Ci sono rimasta malissimo, cioè, orrendo, non mi è piaciuto per niente. Aveva appena aperto, quindi per carità tutto super in ordine, nonostante appunto sia un discount, però niente a che vedere con Lidl. Cioè Lidl ha la sua linea biologica, ha diverse linee, insomma. Il Penny Market invece, cioè, di biologico non ho trovato praticamente niente, cioè due cose in croce. La parte cosmesi, per esempio, di naturale non c'era niente, era un pezzettino di una parete grosso così e non c'era niente. Quindi sono rimasta abbastanza delusa, credo sinceramente che non tornerò più al Penny Market. L'unica cosa che ho voluto comprare, giusto per non uscire a mani vuote, è stato appunto uno dei pochi prodotti biologici che ho trovato, e cioè questo bio piatti concentrato al limone di Casa Verde. Anche qua detersivi biologici ce n'erano forse due. Certificato AIAB, questo è da 500 ml, pagato pochissimo, però non l'ho ancora provato, quindi vedremo. Comunque una delusione Penny Market. Poi rimaniamo nel discorso fiera, perché in fiera ho acquistato anche qualche cosmetico, anche qualcosa di particolare, e vi cito subito questo prodotto qua, che io sinceramente non so se si possa trovare in commercio qui in Italia, non ho idea, però la marca è Oilosophy, questa qui. Carinissimo il packaging, guardate che carino, con i fiori e l'avocado. È una marca ecuadoregna e infatti questo prodotto viene dall'Ecuador, vedete c'è scritto. È un olio di avocado con dentro oli essenziali di mandarino e lavanda, con dentro vitamina D e ed è un olio extravergine di avocado. È veramente buonissimo. Cioè, allora, sono passata da questo stand dove c'era questa signorina che lo faceva provare, me ne ha messo un po' sulla mano, me lo sono massaggiato, ho fatto tipo 10 passi sniffandomelo, l'ho fatto annusare anche al fidanzato, il quale ha detto che era buono. Alla fine ho detto vabbè, ho capito, mi sono girata e sono andata a comprarlo. Ci ho messo un po', perché comunque costava mi sembra 20 euro adesso, se non ricordo male, quindi assolutamente caro, anche perché fatto in Ecuador, cioè non penso che a loro sia costato così tanto. Però devo dire che ha un inci eccezionale, cioè tutto naturale. È da 227 grammi, è molto comodo perché è fatto in questo modo, cioè ha il dispenser, quindi veramente facile e pratico. Carinissimo, perché nella boccetta di vetro sono già qui, cioè l'ho utilizzato già un bel po' e è veramente meraviglioso. Cioè ha un profumo buonissimo che non rimane tanto sulla pelle, devo dire, però è veramente ottimo perché non è troppo unto, buonissimo, cioè buono, se dovesse vederlo da qualche parte compratelo. Poi sono andata ancora anche quest'anno alla Badefé, che appunto è questa marca tedesca
che appunto ha un bellissimo stand in fiera, l'artigiano in fiera, questo stand è tutto colorato, tutto rosa, con anche tutte le bombe da bagno a forma di pasticcino, cioè super carino, infatti è sempre preso d'assalto perché è molto scenografico. E come tutti gli anni ho comprato qualcosa, sempre io e mia mamma andiamo sempre lì a prendere, ad acquistare qualcosa. E ho visto quest'anno che hanno fatto, allora i proprietari, non so, responsabili, proprietari, non lo so, parlano solo tedesco, cioè quello che sta in cassa non spiccica una parola di italiano. Quest'anno forse l'ho sentito dire grazie. E hanno sempre tutto scritto in tedesco, cioè infatti anche sui loro prodotti in italiano non c'è scritto niente. Qua per esempio c'è scritto tedesco, inglese, francese. Quest'anno hanno fatto questo buono di 5 euro in italiano da usare sul loro sito, su una spesa di 35 euro. Io ve lo lascio nel caso in cui vi interessasse. E non c'è scritta la scadenza, quindi dovrebbe valere. Vabbè. Cosa ho preso? Allora ho preso la hand foam, quindi una mousse lavante mani, 6,95 euro. Questa è della linea alla rosa, Lovely Rose. Ci sono diverse linee, hanno delle profumazioni pazzesche, buonissime, dei prezzi accessibili da 150 ml, non l'ho ancora provata, sono veramente curiosa, voi lo sapete, io sono sempre alla ricerca di prodotti per le mani delicati perché mi lavo spesso le mani. Questo ho visto che ha dentro dei tensi attivi abbastanza strong, però è una mousse, di solito le mousse rimangono più delicate, insomma non lo so, vedremo, proveremo. Poi shower gel all'arancia, anche questo l'hanno usato, Fruity Orange è la linea, l'hanno usato, era qualcosa di pazzesco, buonissimo, 200 ml. E poi ho preso questa carinissima crema deodorante per i piedi al pompelmo, anche questa 6,95, anche questa l'hanno usata ed era una roba pazzesca, carinissima nel barattolino di latta. Vi consiglio assolutamente, se passate dall'artigiano in fiera, di andare da loro perché i prodotti hanno degli inci buoni. Hanno una piccola linea biologica che però la ragazza mi ha detto che stavano togliendo, non so perché. Però comunque tutti i loro prodotti hanno degli inci assolutamente buonissimi, non hanno siliconi, almeno io non ho mai visto nei loro prodotti siliconi, parabeni, robe di questo genere, assolutamente. Degli inci molto buoni. Non c'è stato tantissimo shopping nel mese di dicembre perché comunque appunto sono andata in fiera, quindi in fiera poi ho comprato tante altre cose ovviamente. E poi avevo anche il calendario dell'avvento da aprire, vedrete il video tra poco, tra pochi giorni vedrete il video anche sul calendario dell'avvento della Holland & Barrett, che è comunque sempre un acquisto, quindi vedrete tutti i prodotti che ho trovato. Ma andiamo avanti, sono passata da Tigotà e da Tigotà mi hanno fatto girare le scatole. Cioè sono uscita con le scatole girate, nel senso che allora c'era scritto sul lì, un fogliettino piccolino sotto i prodotti, la targhettina sotto i prodotti, c'era scritto: se acquisti due detergenti ecologici per i piatti ti regaliamo la saponetta della linea ecologica della Chantecler. Va bene, li acquisto. Arrivo in cassa e la signorina mi dice: no, valeva solo se acquistavi due prodotti della Chantecler. Va bene, primo giramento di scatole, secondo giramento di scatole. Se acquisti tre prodotti della Biolis Nature, ti regaliamo una pallina di Natale. Arrivo in cassa, la signorina: no, erano tre prodotti della linea Biolis Nature Baby.
secondo giramento di scatole. Ci aggiungo anche il terzo giramento di scatole che dovevo ritirare, pensate, un premio prenotato con i punti perché scadevano, quindi ho dovuto usarli a settembre, è arrivato a dicembre ed era un frigover grosso così. Cioè, facevo in tempo a comprarne 50. E la signorina non riusciva a passarlo, cioè doveva passarlo sulla cassa perché doveva evidentemente risultare sullo scontrino, non riusciva a passarlo, sono stata lì un quarto d'ora e questa signorina aveva anche il coraggio di mandarmi via perché ha detto non può tornare un'altra volta perché non riesco a passarlo. Le ho risposto assolutamente no, lei me lo dà oggi questo contenitore perché le scatole mi sono già girate abbastanza. Quindi non volevo fare il video sull'antichità per questo giramento di scatole, però vabbè. Lo shopping naturale del mese è stato anche questo, quindi ve ne parlo. Ho preso, non ho ancora provati, questo ecologico professional, flacone con plastica riciclata, certificato ecolabel. Per i piatti, come avrete capito, ero a corto di detergenti per i piatti, quindi ovunque andavo compravo detergenti per i piatti. Questo qui non l'avevo mai visto, non l'ho mai provato. Boh, ditemi voi se l'avete provato. Costava poco, cioè per essere un prodotto ecologico costava poco. Non è biologico, è ecologico. Un litro e niente. Proverò. E poi ho ricomprato questo della Green Emotion, sempre per i piatti. Io mi trovo bene con queste ricariche perché io non le vuoto mai nel flacone, cioè io le tengo così, tanto c'è il tappino, quindi sono assolutamente comode. Questa è da 1 litro anche lei. Non mi esalta particolarmente questo detergente, però vabbè, ero lì, volevo prendere qualcosa di diverso dalla Winnis per cambiare un po' e ho ricomprato questo. Anche perché questo, se non sbaglio, costa meno della Winnis, se non sbaglio. Poi, già che c'ero, ho preso questa maschera in tessuto di Nata Woman Bio, che è questa linea che si trova al Tigotà. Forse la ricorderete per le salviettine, perché fa un sacco di salviettine questa linea qua. E adesso ha fatto anche le maschere. Questa è quella per pelli miste, ce n'erano anche di altri due tipi, se non sbaglio, con pantenolo e avocado. Kaolino, olio essenziale di Malaleuca, quindi tea tree, estratto di alghe marine, 100% made in Italy. Questa marca solitamente, anche per quanto riguarda le salviettine, ha un buon inci. Questo della maschera non è proprio the best of, però diciamo che è buonino, si può classificare come buonino. E proveremo. Tra l'altro non costava proprio poco. Della Biolis Natur ho quindi comprato 3 prodotti. Avrei dovuto lasciarli giù effettivamente, ripensandoci. Però vabbè, ho preso questo bagno schiuma energizzante zenzero e cannella che sto già usando, è già quasi finito perché mi sapeva tanto di inverno e di Natale, quindi ho voluto usarlo subito. Devo dire buonissimo. Cioè, la profumazione è buonissima, è un po' dolce, però buonissima. E 400 ml, insomma, la Biolis costa poco, pochi euro. 98% di ingredienti naturali e buono, veramente buonissimo. Fa anche la giusta schiuma, buono, mi sta piacendo proprio tanto. Poi, sempre zenzero e cannella, ho preso questo sapone mani e viso energizzante, anche lui, stessa linea. Questo lo proverò solo sulle mani, penso, perché comunque le profumazioni sono abbastanza forti. Per il viso potrebbe essere un po' fastidioso. Questo è da 300 ml. E poi ho voluto prendere, magari me lo tengo per la primavera estate, questo doccia gel rigenerante menta e lime. Io mi prendo sempre qualche prodotto alla menta da usare in estate, quindi questo penso che me lo terrò per dopo. Poi termino questo video con
con tre prodottini che in realtà non ho acquistato, ma mi sono stati inviati dalla Ardes, che è questa marca che ho scoperto al Sana e che veramente mi sta entusiasmando, perché tutto quello che provo della Ardes, ve ne ho parlato forse nel video quello dei sample finiti, abbiamo fatto un video su diversi sample che avevo utilizzato e c'erano dei sample dell'Ardes con i quali appunto vi avevo detto di essermi trovata molto bene. Sono stati veramente carinissimi e mi hanno inviato questi tre prodottini. Due sono nella linea Hyaluralix, che appunto è una linea completa, hanno prodotti viso, corpo di questa linea ed è, mi avevano detto in fiera che è la loro linea forte, praticamente la più venduta, è appunto una linea a base di acido ialuronico e mi hanno mandato questo rituale mani super nutriente anti-age, 4 acidi ialuronici più bava di lumaca, che adesso inizierò a breve perché sto finendo forse la crema mani che ho in uso, 75 ml, 100 ml invece il rituale piedi, sempre super nutrienti, anti-age, 4 acidi ialuronici, effetto velluto, bava di lumaca, idrata, rilassa, levica, protegge. Questo lo terrò per l'estate, perché in inverno, vabbè, non ho la necessità di avere, cioè di idratare i piedi. Ma poi questa meravigliosa chicca, cioè questo olio di mandorle glitter, luce e dolcezza sulla pelle. Allora, io quando l'ho visto da 100 ml, quando l'ho visto ho detto: oh mio Dio, cioè quanti glitter ci sono qua dentro, cioè se me lo metto vado in giro che sembro un faro nella notte. Ma io ve lo faccio vedere, cioè, guardate, quando lo applicate in realtà non è assolutamente eccessivo, ha un buon profumo, buonissimo, ha un buon profumo e fa questo effetto luminoso ma senza essere too much, cioè senza essere troppo. È un bel effetto luminoso che, messo magari sul décolleté, messo sulle braccia anche in estate, sulle gambe, infatti io penso che lo userò soprattutto in estate, perché nelle sere estive magari un po' di olio luccicante ci può stare, quindi veramente buonissimo, cioè sono rimasta piacevolmente sorpresa, perché appunto mi sembrava troppo, con troppi glitter, invece assolutamente no, cioè proprio bello, 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 e ha questo profumino dolce, buono, buono. Ok, basta, questi sono i miei acquisti naturali del mese di dicembre. Fatemi sapere se vi sono piaciuti, fatemi sapere se avete provato anche voi qualcosa dei prodotti che ho acquistato, e niente, ci vediamo nel video sul calendario dell'avvento. Io come al solito vi mando un mega bacio e alla prossima, ciao!